Allora, abbiamo fatto intanto un po' di chiarezza. Questi 521 milioni ci sono, non sono una bufala e hanno avuto un iter un po' travagliato, ma un iter sul quale si può ancora intervenire. Sì, i soldi ci sono, come io ho detto fin dal primo momento, e anche se qualcuno ha cercato di farmi passare per un visionario, io oggi credo di aver dimostrato con i fatti, la legge, le norme, che questi soldi ci sono. È evidente che noi abbiamo la necessità disperata a questo punto che la Regione Piemonte batta un colpo. Io su vicende come queste tendo a non fare ragionamenti di schieramento, però di fronte all'assenza e al silenzio della Regione Piemonte sorgono dei dubbi sul fatto che la Regione Piemonte abbia concordato con la Valle d'Aosta questa operazione. Io personalmente, lo voglio dire in maniera limpida e trasparente e a futura memoria, che la Regione Val d'Aosta possa spendere 308 milioni per una sola galleria la trovo una cosa inaccettabile in un momento di difficoltà come questa, e naturalmente, visto che gli enti locali, a cominciare dal sindaco di Ivrea, ma tutti i comuni del nostro territorio hanno dimostrato impegno e volontà di fare questa battaglia, bisogna continuarla, perché noi non possiamo accettare che 521 milioni vengano, che sono risorse determinanti in un momento di crisi come questa, vengano, come dire, trattate come un fatto privato da un presidente di regione. E sono soldi che oltretutto ci sono, ci saranno nei prossimi anni e che sono tutti in mano a Reti Ferroviarie Italiane. È lì che bisogna andare a discutere. Ma in parte è lì che bisogna andare a discutere, ma sa, RFI deve esegue ciò che gli viene assegnato. Il vero problema è che noi dobbiamo smontare l'idea della Regione Valle d'Aosta di poter fare tutto sul proprio territorio spendendo cifre inimmaginabili. I 308 milioni per una galleria sono risorse che noi non abbiamo neanche ancora speso per la galleria geognostica della TAV di Chiomonte, tanto per essere chiari, ma mi sembra incredibile l'assenza e anche un po' l'orgoglio della nostra regione rispetto a questo tema. Io, più che mettere la faccia, venire a spiegare direttamente ai cittadini le cose, non posso fare. Di sicuro garantisco che in Parlamento questa operazione non gliela faccio passare comodamente. Un po' di chiarezza è stata fatta, sti 521 milioni di euro ci sono. Bisogna che le regioni si parlino per spenderli magari in modo utile e non ognuno per conto suo. Sì, in questi ultimi due mesi sono cambiate molto le condizioni intorno al tema della ferrovia. E quella che sembrava l'ultima possibilità data dalla maggioranza, l'acquisto di tre bimodali, è invece oggi un'ipotesi che noi riteniamo superata dai fatti di questi giorni. 521 milioni. Per l'ammodernamento della tratta Chivasso-Aosta sono una risorsa enorme, tra l'altro in un territorio, quello del Canavese e della Valle d'Aosta, che ha bisogno in maniera importante di risorse e di sviluppo, e danno una grandissima possibilità per il futuro dell'infrastruttura. Cioè, l'elettrificazione non ha costi enormi, si possono veramente pensare, questa volta insieme, aprendo un tavolo politico importante con la Regione Piemonte e con i nostri rappresentanti e con il governo, pensare insieme a un investimento che dia una risposta definitiva a un bisogno che per noi è diventata una necessità, quella di non isolarci con una scelta che non ci porterà da nessuna parte. Questa sembra essere davvero l'ultima spiaggia, questa montagna di soldi non si riproporrà mai più. Io credo che questa sia un'occasione da non perdere, da ponderare con attenzione come muoversi, ma assolutamente da essere concreti, efficaci e da ricordarsi che la linea non conosce confini. Se c'è bisogno che la Valle d'Aosta e Piemonte si parlino, perché c'è bisogno di entrare in Valle d'Aosta, ma c'è anche bisogno di uscire dalla Valle d'Aosta. E voi avete anche chiesto che si fermi l'iter per l'appalto dei bimodali, perché questa è la prima condizione perché si comincia a ragionare attorno a un discorso nuovo. Ma sotto il profilo squisitamente tecnico, elettrificare vuol dire 3-4 anni di lavoro, avere i bimodali vuol dire 5-6 anni, 5 bimodali. Ha senso oggi andare in quella direzione, o forse non è meglio pensare a un rinnovo del parco macchine anche semplicemente elettrico, perché c'è bisogno di nuovo materiale sulla linea, ecco. Però ha ancora senso quella tecnologia se andiamo verso l'elettrificazione?